Dopo le iniziative nazionali a Roma con l'incontro tra il comandante generale dei Carabinieri, Tullio Del Sette, ed il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la tradizionale festa dell'arma è stata celebrata in tutta Italia. A Salerno la commemorazione del 201° anniversario della nascita dei Carabinieri è stata celebrata nel comando provinciale del capoluogo. Dal 1920 la festa mette insieme due episodi significativi per l'istituzione dell'arma: la genesi dei Carabinieri con le regie patenti del 13 luglio 1814 e la data di attribuzione della prima medaglia d'oro al valor militare alla bandiera dell'arma, il 5 giugno del 1920. In ricordo del contributo fornito in innumerevoli prove di coraggio ed attaccamento al dovere dai militari della benemerita di ogni ordine e grado nel corso della Grande Guerra. Da oltre due secoli, quindi, i Carabinieri sono impegnati nei conflitti che hanno infiammato l'Italia e nelle missioni all'estero, dalla lotta al terrorismo e alle mafie alla partecipazione nelle operazioni di pace fuori dai confini, senza dimenticare il quotidiano impegno nella lotta alla criminalità comune ed organizzata e per la sicurezza del cittadino. Il 5 giugno, inoltre, per i Carabinieri di tutta Italia è un'occasione nella quale poter tirare le somme e riassumere i risultati di un anno di lavoro, nonché fissare gli obiettivi per il futuro. Negli ultimi 12 mesi molti sono stati i risultati raggiunti dai Carabinieri di Salerno per contrastare il crimine, con lo scopo di reprimere i reati che destano maggiore allarme sociale per garantire sicurezza a tutti i cittadini. Un'attività basata soprattutto sul rapporto stretto con le varie comunità, grazie al radicamento sul territorio. La stazione dei Carabinieri come presidio di legalità, come riferimento per il cittadino, non solo in occasione di gravi fatti o di attività repressiva e preventiva, ma anche come riferimento nelle piccole cose, nei piccoli disagi quotidiani o nei disagi più grandi, un riferimento dello Stato anche lontano dai grandi centri. Da 201 anni rimane lui il protagonista nel rapporto con le persone. Cambiano le tecnologie, cambiano i protocolli operativi, ma rimane di base la forza di un rapporto con la popolazione. Era importante, 201 anni, ma soprattutto Carabinieri che hanno attraversato la storia, hanno attraversato anche le diverse forme di questo Stato, dal Regno, dalla Repubblica. Sicuramente, sempre presenti in attività tragiche come quella degli eventi bellici, ma in attività fortemente sentite per la tutela della legalità nel territorio e nei teatri internazionali. I Carabinieri sono stati sempre presenti in Italia, all'estero lo sono tuttora, in teatri operativi e in territori destabilizzati, sempre vicino alla gente, alla popolazione, sul territorio, a tutela e a presidio fondamentale della legalità nel quotidiano.